Ci sono? Prec, vai. Ci sono, ok. Allora, siamo qui con Dusan Stjepovic. Oggi MVP, una grande prestazione solida, ce la commenti? Sì, è stata una partita non facile, come sapevamo dall'inizio, ma alla fine giocando di squadra, come devo ricordare che questa è la sesta vittoria in fila della nostra squadra. Abbiamo dimostrato che giocando di squadra non ce ne sta per nessuno, che siamo veramente bravi e che possiamo lottare per vincere il campionato. Allora, a proposito delle vittorie di fila, l'ho chiesto anche al coach, sembra guardando la classifica che il campionato è diviso in due, voi il Cassino e poi tutte quante le altre. Quanto è difficile rimanere concentrati di settimana in settimana sapendo che è l'ultima partita è proprio contro il Cassino? È abbastanza difficile, sinceramente, però noi cerchiamo di pensare, diciamo, passo per passo, se si può dire così, perché non possiamo mollare, perché se caliamo di concentrazione per una partita può diventare fatale, perché noi cerchiamo di vincere tutte le partite, come hai detto, fino in fondo e poi di rimbaltare la differenza canestre di 8 punti contro Cassino e di cercare di salire direttamente. Abbiamo questo vantaggio di giocare in casa l'ultima partita, quindi cercheremo di riempire il palazzetto e tutto quanto e di vincere il campionato, però pensiamo partita per partita e alla fine cerchiamo di vincere. Quindi faremo sicuramente un appello anche a tutti i tifosi della Luis, l'ultima partita, di riempire il palazzetto. Proiettiamoci sulla prossima settimana, una trasferta che potrebbe diventare difficile, che ne pensi? Sì, molto difficile, però se ti posso correggere un attimo, io invito tutti i tifosi a venire a darci una mano sabato, non questo, ma sabato prossimo, e come ho detto, passo per passo, di continuare a darci una mano e poi ultima partita in casa di venire proprio tutta la Luis e di cercare di vincere il campionato. Perfetto, ti ringrazio, ciao Dusan.